La Public History, secondo me, è in Italia è stato tradotto molto male per uso pubblico della storia. Allora, l'uso pubblico della storia una volta è connotato alla strumentalizzazione politica della storia. Non voglio dire che non ci sia, c'è. Però la Public History è una disciplina, è un insegnamento. Nei paesi anglosassoni è il piano di favorire la creazione di programmi di master di formazione anche sul continente europeo. Ho il piacere di essere il primo presidente della Federazione Internazionale di Public History, che è riuscito adesso a portare molti europei a Ottawa in aprile quest'anno, dove ci sarà la riunione annuale dei Public Historian americani, che hanno 34 anni di esperienza nell'università di Ma che cos'è la perfezione? Come si dice, è una disciplina, una transdisciplina, una capacità di dominare delle tecniche e delle formazioni peculiari per fare la storia fuori dall'università. Sapere ovviamente la storiografia scientifica e i suoi sviluppi, ma di portarli poi dopo all'interno della società e verso pubblici scelti, dunque di pensare alla comunicazione a pubblici diversi. I vostri pubblici possono essere gli alunni delle medie elementari o del liceo. Altri pubblici possono essere le comunità locali, le comunità che si trovano attorno all'istituto scienza, come per esempio l'Istituto di Reggio Emilia. Perché dico Reggio Emilia? Perché l'Istituto di Reggio Emilia hanno fatto, e io ho scritto perché hanno fatto una cosa straordinaria, hanno ricreato in teatro la riunione del Partito Socialista del 1912, impersonando gli attori dell'epoca, Isolati, Durati, i vari deputati, perché era la scissione con i disonisti di Isolati prima della. Allora che cosa hanno fatto? Noi sportiamoci le scuole, capiranno i ragazzi, e torniamo a scuola e rifacciamo una presentazione teatrale dell'evento. Questo è l'apprendizio. È pensare il passaggio didattico verso dei punti pubblici scelti in funzione di un discorso didattico. Allora, c'è moltissimo sulla Public History. Se volete, io ho curato un numero della rivista Memoria e Ricerca, della quale faccio parte. La rivista Memoria e Ricerca ha fatto nel 2011 un numero monografico sulla storia pubblica come una disciplina senza nome. Cioè, si chiama Public History in tutti i paesi anglosassoni, dalla Nuova Zelanda fino al Canada. Comincia a cambiare nome quando si arriva sul continente, oppure storia praticata, archivi, archivistica, formazione biblioteconomica, e questa cosa però permette delle importanti trovate di materia. Allora io penso che quando noi andiamo a promuovere il discorso di storia verso dei pubblici che poi definiscono anche il messaggio che è il nostro, il messaggio della scuola, il messaggio del pubblico, della comunità locale, facciamo discorso di public history. Si fa anche discorso di public archeologi, perché ci sono dei siti, dei monumenti di tale tempo, nella quale le comunità che ci stanno attorno, come quello che è successo in politica recentemente, piace o non piace, ma è successo. Le comunità che sono attorno ai monumenti, alle tracce fisiche del nostro passato, la storia dei monumenti, hanno voglia di preoccuparsi di questo. Negli Stati Uniti succede. Dunque si va a cercare, gli archeologi professionisti vanno a cercare chi attorno, ovviamente l'archeologia
si parla, non so, di cose molto più recenti di quello che c'è qui, ma quelli precedenti sono questi, e cercano di avere un dialogo con la comunità, di inquadrare la volontà della gente di partecipare, se presenti, di conoscere, di imparare e di interagire con chi ha le conoscenze possibili.